Io credo che ci sia uno sviluppo del settore che diciamo è naturale, quindi stiamo cercando di seguirlo. Poi le carte spesso nel settore si rimescolano un pochettino, però stiamo contando molto sulla crescita della domanda in se stessa. Vediamo tassi di crescita significativi, c'è una voglia accumulata di tornare a viaggiare, a volare e ovviamente la stiamo un po' utilizzando. Nuove rotte ne abbiamo aperte parecchie, abbiamo festeggiato un anno dall'inizio delle operazioni New York, che colleghiamo 3 volte a settimana, facciamo un anno sul Kazakistan, 2 volte a settimana su Almaty, abbiamo iniziato dei collegamenti sull'India, continuiamo come facciamo da ormai 5 anni quelli sulla Cina. Abbiamo aperto un'operazione sul Canada, serviamo più volte a settimana Dakar in Senegal, facciamo una linea su Cairo, quindi un sacco di cose nuove che ci siamo un po' inventati durante la pandemia, operazioni che sono nate come rimpatri, come operazioni etniche, qualcuna come operazione cargo e che sviluppano un po' a sostegno di quello che dicevo prima, Malpensa questi collegamenti ne ha bisogno e chi li opera riesce a sostenerli. Adesso bisogna negoziare un pochettino con tutto il sistema come poter crescere ulteriormente.